Oggi mi hanno fatto il regalo di portarmi a vedere San Patrignano e ve la voglio far vedere da dentro, così come l'hanno fatta vedere a me. Ho avuto l'opportunità di guardarla dal vero, di vedere le persone vere, di vedere davvero quello che fanno da dentro. Voglio darla anche a voi, per cui andiamola a vedere insieme. Questo è l'ingresso di San Patrignano. Nei primi anni 80 c'erano ragazzi col sacco a pelo qui davanti per farsi prendere. Era un modo per far vedere che avevano volontà di entrare e cambiare la loro vita. 35 anni fa San Patrignano era solo un casolare, immerso nelle colline riminesi. Era la fine degli anni 70 e il consumo di droga era diventato una vera e propria epidemia. Fu così che Vincenzo Muccioli, un entusiasta, un trascinatore carico di vitalità e di voglia di fare, pensò e diede vita a questa comunità per dare una risposta concreta di amore e solidarietà a chi aveva bisogno di aiuto. Allora, qui abbiamo Osvaldo, che eccolo qua, che è uno dei responsabili, insomma, della comunità. E mi dici due parole al volo, proprio di riassunto di quelle che mi hai detto prima, su come è nata, in che anni, come, Muccioli quando l'ha fondata, proprio in un minuto. Nasce nel 78, quindi siamo vicino ai 40 anni di nascita. Da allora sono entrate in San Patrignano più di 25.000 ragazzi e ragazze. Attualmente sono presenti 1.300 ragazzi, sono presenti 85 ragazzi stranieri di 30 nazionalità diverse. Wow. Matteo, eccolo qua. Matteo. Ciao, buongiorno. Ci porti in giro a vedere animali, tessitura, pane? Molto volentieri. Un giro veloce? A flash. A flash. Andiamo. Qui dove siamo? Passiamo al forno e andiamo a vedere anche la tessitura. Siamo nel settore della tessitura. E facciamo praticamente più che altro accessori di cashmere e sciarpe. Wow. Plaid e belle cose. L'abbiamo perfezionato, modernizzato con l'aria compressa, però, e quindi riusciamo ad avere i telai vecchi, far venire fuori cose un po' più particolari, come dei telai non meccanici, però è una via di mezzo tra il meccanico e quello del 700. Certo, quello dell'affilatura. Sì. Quello proprio dei cartoni animati, sì, di Biancaneve, sì, del Pupinto. No, era che no, lì era proprio con... Era... Forse quello era con... quando si lavora. Questa stoffa che bella. Wow. Guarda, questa se l'ha inventata lei. Queste sono tutte fettucce e fili recuperati. Qui andiamo a vedere le... Qui andiamo a vedere le decorazioni. Settore di produzione di carte d'apparati con tutte dipinte esclusivamente a mano. Abbiamo dei grandi committenti. Grazie. L'ultimo appunto era stato Jeff Koons. E poi produciamo anche borse, pellame e peluche, ma in generale si chiama decorazione. Andiamo. Buongiorno a tutti. Ciao. Qui si lavora la pelle. Si usano dei ritagli oppure si fanno fare già le maschere, le dime e assemblano le borse anche per grandi marchi. Questo che cos'è? Allora niente, praticamente questo è fatto con pelo vero di coniglio e poi invece di buttare il pelo ce lo mandano. Grazie. Grazie mille. Questo è la scuderia. La scuderia era nata all'inizio come allevamento. San Patrignano ha avuto 3-4 campioni del mondo di salto ostacoli dei circuiti a 5 stelle, quindi campioni del mondo veri. Adesso San Patrignano viene più che altro usata per tenere i cavalli di privati che continuano a fare salto ostacoli o li tengono semplicemente qua. Questo è il prato in cui si faceva il concorso a 5 stelle Vincenzo Muccioli. Qui dove siamo? Qua siamo al maneggio del coperto. Quando fuori faceva brutto era inverno. La struttura, come vedi, di legno è simile a quella del salone, simile a quella del palasampa, cioè del nostro auditorium. La mano è la stessa, il legno lamellare. È molto stabile, resiste molto anche al sismico ed è una struttura che veniva usata per fare i concorsi al coperto. Quella zona lì è quella in cui c'erano i giudici più in alto, i giornalisti sotto e per il resto tutto il pubblico. È di nuovo un campo di una grandezza di un 80 metri più o meno per 40, quindi è comunque un gran bel campo. Dove siamo qua? Qua siamo ai fabbri. I fabbri lavorano tutto il ferro, producono cancelli di ferro battuto, su pellette di ferro battuto, sculture, o fanno proprio lavori su dei macchinari, abbiamo delle committenze per dei macchinari esterni.
sono altamente professionali e seguono dei corsi europei, a livello europeo, sia di saldatura che di lavoro in generale dell'acciaio e del ferro. E qua dove siamo? Qua siamo al centro medico. Il centro medico si prende cura di tutti i ragazzi, perché ci sono dei problemi ovviamente legati alla droga, soprattutto le malattie epatiche e le malattie che riguardano i denti. E noi qua ci prendiamo cura di tutti, come in tutti gli altri. Andiamo a vedere i cani. Canile. Si prendono cura di tutti i cani, sia degli esterni, e poi abbiamo un allevamento nostro di Labrador che usiamo prettamente per la pet therapy, che significa aiutare le persone grazie al bene che i cani riescono a volere e le persone non servono. La cantina si occupa di 130 ettari di vigneto più o meno, che è un'enormità. Ciao, ciao ragazzi. Siamo qua. Qua siamo arrivati in cantina, San Patrignano. Ok. Qui è dove ci sono tutte le botti e dove il vino viene depositato una volta prelevato dai vigneti. Qui con l'aiuto di un enologo riusciamo a lavorarlo, a trattarlo, a cercare di ottimizzare il vino, il prodotto che abbiamo. Questa è la sala di degustazione. Qui è un po' la zona dove viene degustato il vino. Adesso, e adesso dove andiamo? Adesso andiamo in Barricaia. Il posto più bello che hai mai visto. Wow! È stato fatto dai ragazzi delle decorazioni, sempre di San Patrignano, ci hanno messo intorno ai 2 anni, è stato tutto spugnato a mano. Dai, teniamo il vino a invecchiare, il genere ci sta 2 anni, poi abbiamo il passo di invecchiamento alle bottiglie. Abbiamo diversi tipi di vino, abbiamo Sangiovese, Pino Nero, del Sirade. I ragazzi stanno andando in vigna, vedi? Questi grandi, questi sono veramente dei guerrieri. Io l'ho fatto per un po' di mesi. Questi stanno tutto il giorno, sole e pioggia, a raccogliere l'uva, perché l'uva non aspettano. E quindi... Noi abbiamo degli animali che teniamo per far capire ai bambini quanto è importante rimanere in contatto con gli animali, perché i bambini di città magari non hanno mai accarezzato una mucca o un cavallo e ne hanno paura. Allora, guardate quanti ragazzi, loro si occupano di digital ovviamente, no? Quindi è una sorta di web agency molto speciale. Oh, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Chiara. E che cosa fai? Mi sto occupando di Facebook, anche facciamo queste cose qua. Ok, ok, grazie. E qui invece cosa state facendo? Ciao. Ciao. Stiamo mettendo i nuovi prodotti sui nostri siti, cerchiamo di posizionarli su motori di ricerca con le tecniche SEO. Certo, per farli trovare. Esatto. Fantastico. E qui abbiamo... Hi. What's your name? Hi, my name is Alessandro. Alessandro, okay. And what do you do, Alessandro? What are you doing? I do all the translations for the sites. Wow, translation from Italian to English? From Italian English to English. Fantastic, great, great, great. E qui abbiamo qualcuno che sa disegnare, ciao, come ti chiami? Carmine. Marco, qualcuno che sa disegnare un filo bene. Cioè, guardate che robe pazzesche. Cioè, queste le disegni tu? Sì. A mano? Sì, a mano, appena. Così, capito? Io faccio lo stickman, quello con il l'omino così, e lui fa queste cose qua, così, a mano. Straordinario. E queste qui poi ovviamente vengono usate anche per i vari siti, per le esatto, varie cose. Le usiamo per fare i post anche di Facebook, di San Patrignano. Capito? Capito? Fantastico. Andiamo a vedere qui invece cosa succede. Qui mi sembra un po' una cosa più grafica, no? Qui proprio grafica. Qui sono grafica. Qui proprio vera, grafica vera. E testi, cose, numeri, insomma una web agency. Questo è il mondo audiovisivo. Qui fanno le cose fatte meglio di come le stiamo facendo io con l'iPhone. Qui fanno le cose serie. Ciao, piacere. Allora? Pensa che Gabriele, quando è arrivato a San Patrignano nel 1979, c'erano un ragazzo e una ragazza. Chiaramente quando è entrato lui, l'unico che lo poteva accompagnare per aiutarlo ad ambientarsi, inserirsi, era il ragazzo, che dopo poco, fra l'altro, è scappato approfittando di una nottata in mezzo alle vigne, e lui è rimasto l'unico ragazzo che è anche stato il papà del primo bambino nato a San Patrignano, Matteo, che è mio grande amico, che oggi ha 35 anni. 35. Che 35 anni. Sembra ieri, ma in realtà... Quindi il tempo volato, 79. È iniziato nel 78, no? Esatto, proprio... eravamo pochi ragazzi arrivati qua in questa casa di campagna dove c'era solo fango. E oggi è diventato un paese, una città. Fango d'inverno e polvere d'estate. Wow. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ciao, buon proseguimento. Grazie. Allora,
Questa è la... il salone, si chiama così, e dove si mangia. Ci sono decine e decine di tavoli. È incredibile perché riescono a dar da mangiare a tutti contemporaneamente. Infatti questo posto ha un primato. Qual è il primato? Il primato è che siamo la più grande mensa in Europa a poter servire contemporaneamente 1500 pasti. Tutti insieme? Tutti insieme. Nessun altro in Europa è in grado di farlo? No, contemporaneamente no, con un sistema non di self-service ma venire certo, serviti. È certo, come serviti, un enorme ristorante, solo che è il salotto di casa nostra, non è un ristorante. Come puoi vedere, per avere una famiglia grande come la nostra è necessario avere un salone che la contiene. Ora i ragazzi stanno uscendo, questi sono i ragazzi che ci daranno da mangiare, perché ci siamo dovuti, in 30 anni abbiamo dovuto imparare a organizzarci per dare da mangiare e non aspettare troppo. Tu conta che serviamo un primo, un secondo, un contorno a scelta, riusciamo a servire tutti questi pasti in circa 45 minuti. Per 1500 persone non ci sono tante realtà in grado di farlo. Questa è un'organizzazione, si è partiti facendo la pasta per 10 e si è finita a farla per 1500. La cucina fa fronte e fa bisogno di 1500 cristiani che mangiano 3 volte al giorno, quindi dalla colazione al pranzo e la cena, nonché tutte le varie diete speciali, non nickel, non pomodoro, non formaggini, non glutine, no tutto a volte. E c'è tutta un'attività di formazione, infatti i ragazzi fanno un primo momento qui in cucina e molti di loro che decidono di impegnarsi in questa attività faranno dei corsi di formazione a livello molto importante. È difficile guidare un team del genere. Ci vuole tanta pazienza perché molti dei ragazzi che sono qua non hanno idea nemmeno di cosa sia una carota o quello che sia una patata, però sono molto bravi. Grazie mille. Ora, prima di iniziare a mangiare, succede qualcosa di veramente speciale. Ci si alza e ognuno riflette e pensa a quello che gli piace di più. Vediamo. Per 20 secondi un silenzio che per tutti ha un solo significato: rispetto. Incenso 38-39 anni fa, per caso. A caso con un amico, e mi dicevano: giù c'è uno che parla d'amore e di donarsi agli altri. Qui non c'era nessuno, c'era solo la casa di Vincenzo, poco terreno e 3 capannoni per le galline. La prima sera l'ho ascoltato, sono andato a casa alle 3 dopo mezzanotte perché abitavo a Cesena. Non avevo capito bene. Un mattino mi sveglio, mia moglie mi dice: ma, cioè, allora? Ah, dico, uno, cioè, devo capire, io parlo d'amore, di donarsi agli altri che sta morendo. E stasera vado giù ancora e lei mi dice: lascia perdere, sei impegnato, io ho un'attività commerciale mia, 3 figli piccolini. No, dico, io stasera, perché devo capire fino in fondo. Alla sera mi preparo, lei mi dice: vengo anch'io. Da quella sera noi non abbiamo più smesso di ascoltarlo. Prima una volta alla settimana, poi 2, poi 3, poi 4, poi 5. Alla fine, dopo un anno, esce fuori e dice: qui bisogna decidersi. Bisogna fare una scelta di vita. Non serve venire giù 2-3 ore. Qui bisogna stare con loro giorno e notte. Oh, non serve usciti. Grazie al Padre Eterno che ci ha aiutato a fare questa scelta di vita. Benedetta, il prete non veniva più a benedire a casa mia perché andavo con i tossici, e Santa Maria il Cerreto, il prete ci voleva scomunicare perché eravamo bastardi, sospacciatori, drogati. E questa è Sampa, che è una cosa, chiudo qua, è meravigliosa. Grazie Franco. Secondo me. Grazie mille.